cantando, metti di vai se ho l'uscio già stato, te che aspetto le belle figlie per passare una bella sera. E allora vi ringraziamo e diamo il benvenuto a tutti quelli che non vengono dal Canavese, come fa il Canavese, lavorano, operano e gli danno fama e gloria. Grazie a tutti. Vi facciamo sentire un po' dei nostri canti, poi vi faremo sentire una roba straordinaria. Straordinaria nel senso che l'ha mai fatta prima e quindi sarà una prima mondiale proprio qui per voi, per la vostra ceramica. Perché nella storia nostra, dove abbiamo conosciuto tanti canavesani, il paese di Cugnè, che adesso è una città straordinaria, è stato l'unico paese che abbia saputo far nascere dalla tradizione una scuola, la scuola di ceramica, con tutti i suoi rappresentanti. Bene, adesso il lupo parla fino a fuori dal microfono, perché dovete capire che è una voce grossa, a passa minanta il filo, e allora c'è qualche problema. Allora, cominciamo a cantarvi qualcosa dei nostri operai, no? Le nazas cunculese ander Napoleon e la trua la legge se vale dal canon tira fora la proposta mande via sua lì e mi la situazione mi sa da cambiare
secondo evento per questa 62esima mostra della ceramica, il secondo dopo l'esibizione dell'Orchestra Melos durante la giornata di apertura. Questa sera tanta gente qui all'ex caricatore. Sicuramente stasera ci ha sorpreso per l'interesse del pubblico, è un musicista che fa la storia, che racconta la storia della musica antica e locale, e sicuramente lo attrae anche il coro baiolese, un coro che dalle nostre parti è molto conosciuto e di cui la gente apprezza il loro lavoro di ricerca e di cultura della musica negli anni. Noi lo conosciamo in modo particolare il coro baiolese, e sicuramente l'artista di stasera ci porterà in questo mondo che noi conosciamo solo tramite il coro baiolese. Quindi questa sera col coro baiolese si esibirà? Ambrogio Sparagna è un musicologo e speriamo che tutti quanti si possano divertire insieme a noi. Questo è solo l'inizio della mostra della ceramica, tanti punti espositivi e tanti eventi collaterali che ancora ci saranno. Sicuramente un anno molto emozionante, la mostra sta avendo grosso successo, Palazzo Botton, gli spettatori stanno veramente amando questa mostra, e gli eventi collaterali dovranno fare da corollario a tutta questa situazione, a cui noi veramente ci abbiamo messo molto delle nostre energie, e speriamo che il pubblico accetti questa nostra voglia di fare tutti questi. E già il primo fine settimana trascorso, quindi quello dell'inaugurazione, ha avuto una registrazione di presenze davvero notevole. Sicuramente, già solo la domenica io in modo particolare mi trovo sui Castelletti, e essendo oltretutto una zona leggermente fuori mano, siamo riusciti ad avere almeno 35-40 persone che sono venute a visitarli. La settimana all'interno della mostra della ceramica abbiamo avuto presenze fin dal prima mattina, anzi addirittura molti visitatori arrivavano la mattina per poterlo vedere, perciò si sono trovati un po' in difficoltà vista l'apertura alle 4, e devo dire, come detto, veramente molte persone, molti bambini che amano giocare insieme a noi a individuare l'opera che più li entusiasma, e devo veramente hanno piacere di visitare non solo la mostra ma il paese, le ceramiche che trovano per il paese e i dintorni, veramente buono, speriamo che continui così. Questa va addirittura sotto il nome della cantata operaia. Devi star ben attenzione, e se per caso capisci lì qualcosa, c'è meglio che ne te lo spiegano. Dopo traduco, Se cantò, o sapevi mai cantè, se cantò, ma la vita nostra descrivuma la furia, la giornata ubrie, e i sacrini e le speranze, le torture dal travai, le torture dal travai, o descrivumi e tutte quante, le miserie, i nostri guai, o capita. Ma la vita è tanto bella, Maria Signor, ca morio, mai cambierà di dolor. Ma la vita è tanto bella, Maria Signor, Signor, ca morio,
paesan che la campagna, i travagli più tardi, i travagli più tardi, al sulla brusa l'acqua bagna, e pulenta se nutri, o padre di. Bye.